Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi parliamo di livelli laser, vediamo quale scegliere, come funziona e perché vi consiglio di averne una a casa. In questa confezione è presente una livella laser ed è un accessorio che a mio avviso tutti dovremmo avere a disposizione nel corredo della nostra cassetta degli attrezzi. Il prodotto che vi mostro oggi è una livella laser a tre assi, che è quella più completa. Adesso vedremo quali sono le varie possibilità e quale vi consiglio di scegliere. Se siete appassionati di fai da te e di alcuni lavoretti, sicuramente è la scelta migliore da fare. Io vi lascio qua sotto in descrizione il link di questo modello, ma vi lascio il link in descrizione di alcuni modelli anche più economici per acquistare una livella laser per la vostra cassetta degli attrezzi. Questa è una livella laser a 360 gradi e il funzionamento è molto semplice: proietta linee verticali e orizzontali su parete e soffitti. Esistono modelli di livella laser che proiettano luce verde o luce rossa. Io vi consiglio di acquistare la luce verde, che è sempre più visibile. Ma con questo modello abbiamo una caratteristica che ci permette di rendere ancora più visibile la linea. Una caratteristica fondamentale delle livelle è che siano autolivellanti. Questo significa che quando andremo ad accendere la nostra livella, come in questo momento, è in grado di andare a proiettare una linea verticale e orizzontale anche se è leggermente fuori squadro. Infatti abbiamo una tolleranza di 4 gradi, quindi se mettiamo la livella molto molto inclinata, come vedete va a lampeggiare e questo indica che ovviamente non è in quadro. Ma se la teniamo ad esempio in mano per fare una linea e quindi non è sicuramente in piano al 100%, lei sarà in grado di andarsi a pareggiare e creare una linea completamente dritta. Come vedete, questo è il laser verde che emette questa livella a 360 gradi. Il vantaggio di acquistare una livella a 360 gradi come questa è che avremo delle linee orizzontali, delle linee verticali, ma avremo anche le linee su tutto il soffitto. In questo modo potremo utilizzare la livella anche ad esempio per centrare un lampadario in una stanza, e lo potremo fare in modo molto molto semplice. La livella infatti può essere appoggiata su un tavolo, appoggiata su una superficie, su una scala, o volendo, grazie all'attacco posto qua sotto, che è un semplice attacco a vite, potremo collegarla a un cavalletto o, nel caso di questo modello, anche ai supporti che vengono forniti in confezione. Questo è il supporto con l'attacco a vite, che nella parte posteriore è calamitato, quindi ad esempio potremo attaccarlo a una scala o a una superficie calamitata che è presente all'interno della stanza in cui dovremo usare la livella, o volendo potremo anche agganciarlo grazie al gancio posto nella parte superiore, quindi potremo o piantare un chiodino o utilizzare un chiodo da esistente per posizionare la livella all'altezza che ci interessa. Un altro supporto presente in confezione di questa livella è questo piedistallo, che ci permette di andare a gestire semplicemente la livella con i suoi piedini regolabili in altezza, e poi ci permetterà anche di effettuare una rotazione della livella in modo tale da andare a posizionare in modo corretto e con precisione la linea verticale o la linea orizzontale. Ma per quale motivo dovreste acquistare una livella e tenerla nella vostra cassetta degli attrezzi? Il motivo è presto detto: tutti in casa avranno piantato dei chiodi, avranno montato delle mensole o dei mobili, ad esempio dell'IKEA, sapranno benissimo che per andare a montare un televisore, una mensola, è sempre necessario riuscire a trovare il piano in modo tale da non montarla storta. L'utilizzo di una livella laser, in questo caso a tre assi, è perfetto non solo da utilizzare ad esempio all'interno di un'abitazione, ma anche all'esterno, quando ad esempio dobbiamo andare a creare una linea perfetta per quanto riguarda il terreno. In questo caso io vado a posizionare il laser, come vedete in questo momento è completamente storto, vado a posizionarlo in modo tale che vada a raddrizzarsi, in modo tale da avere un riferimento preciso per quanto riguarda l'allineamento sul terreno. Come vediamo, qua è chiaro ovviamente che avremo un avvallamento in quella zona e quindi dovremo andare a livellare il tutto. Una livella laser ci aiuta proprio in queste funzioni. In questo modo potremo semplicemente, come vedete, tracciare delle linee fittizie sul muro e lì andare a prendere le misure, andare a fare i nostri buchi nel muro, senza il pericolo che quello che dobbiamo andare a montare verrà attaccato storto. Come vi dicevo, esistono diversi modelli di livella. Questa è quella a 360 gradi che vi consiglio di acquistare per avere un utilizzo più ampio, e ovviamente è anche il modello più caro. Esistono poi quelle solamente a un asse o a due assi, che ci permettono di avere comunque una soluzione più efficace per i lavori più semplici. Come vi dicevo, qua abbiamo le caratteristiche di questa livella, che è veramente completa.
Questi LED sotto vanno a indicare la capacità della batteria, infatti si va a ricaricare con un cavo micro USB quando è scarica. E poi abbiamo gli altri tre tasti che ci permetteranno di andare a rimuovere uno degli assi. Quindi abbiamo verticale 1 che è quello sulla mia faccia, come vedete lo vado a spegnere, altrimenti si vede qua. Verticale 2 che è quello sul mobile qua alle mie spalle. Lo vado ad accendere e spegnere e poi abbiamo l'orizzontale che lo vedete qui e poi lo possiamo andare a spegnere. In questo modo, se non abbiamo appunto la necessità di utilizzare tutte queste linee che potrebbero confonderci, potremo andare a spegnere gli assi che vogliamo. Ma come vi dicevo, questa livella ha una caratteristica che rende il raggio ancora più visibile. Infatti, sempre schiacciando una singola volta il tasto di accensione e spegnimento, potremo andare a assottigliare o a inspessire il raggio laser che viene proiettato. In questo modo potremo andare quindi a renderlo ancora più visibile, ad esempio se lo utilizziamo in esterno. Oltre alla confezione che ci permette di conservare la livella quando non la utilizziamo, all'interno della confezione di questo prodotto troviamo ancora questo supporto che ci permette di andare a segnare agevolmente le misure, ma soprattutto un telecomando che ci permette di comandare la nostra livella a distanza e quindi accendere e spegnere i vari livelli quando necessario. Vi dicevo che una caratteristica fondamentale è il fatto che sia una livella autolivellante, ma ovviamente se abbiamo la necessità potremo andare anche a bloccare gli assi. Come vedete, in questo momento se io vado a inclinare gli assi, la livella non andrà a lampeggiare, ma mi manterrà l'inclinazione senza appunto andarmi a dire che non è in livello. Questa possibilità è molto interessante perché ci permette appunto di creare un'inclinazione da noi desiderata che andremo a misurare con un altro strumento, ma avremo delle linee dritte inclinate in base ai nostri desideri. Ed è una funzione utile appunto se vogliamo ad esempio creare delle linee all'interno di una stanza per dare la tinta, e questa funzione solitamente ce l'hanno tutte le livelle, non solo quelle a tre assi come questo modello. Ed è una caratteristica che potrebbe tornare molto utile nell'utilizzo di una livella laser. Questi sono quindi i motivi per cui vi consiglio l'acquisto di una livella laser. Qua sotto in descrizione vi lascio il link di questo prodotto che a mio avviso è ottimo anche per quanto riguarda il prezzo e le prestazioni fornite. Se invece volete dei modelli più semplici, qua sotto trovate sempre in descrizione dei link a delle livelle con solamente due assi o un asse, che sono ottimi da posizionare all'interno della cassetta e vi possono tornare utili anche appunto semplicemente per attaccare dei quadri. Se avete delle domande sul funzionamento della livella laser, potete lasciare un commento qua sotto, rispondo sempre a tutti. Fatemi sapere se voi avete già nel vostro corredo di attrezzi una livella laser e nel caso a quanti assi e come vi siete trovati e quanto la state utilizzando. Per questo video con la livella laser della Chigman è tutto, noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico!